Bentrovati dal Consiglio, bentrovati dal Veneto e dalla Coppa del Mondo di Orienteering che dopo tantissimi anni torna in Italia. Un appuntamento davvero molto molto importante anche per far crescere il Movimento Azzurro. Allora ne parliamo con Pietro Ilarieti. Ciao Pietro, allora dicevamo dopo tantissimi anni nuovamente la Coppa del Mondo in Italia. Sì, la Coppa del Mondo torna in Italia, è una grande occasione per il nostro movimento, organizzatori di grandissimo livello e l'Italia sta facendo una bellissima figura. Però scopriamo assieme come andrà, qua c'è il meglio dell'orienteering internazionale e per i nostri è una grande sfida, è un'opportunità, soprattutto per i giovani. Dicevi Pietro, per far crescere i nostri giovani, dicevi bene, giovani che vengono anche da un appuntamento iridato in Turchia dove sono andati piuttosto bene. Sì, molto bene, abbiamo vinto il titolo mondiale con Francesco Mariani che poi si è subito confermato anche in una longa qui in Italia. Abbiamo avuto una ragazza come Caterina Dell'Era, quarto posto, quindi un altro grande risultato. E poi abbiamo avuto Damiano Bettega, quindi e da non dimenticare Ilian Angeli. Quindi c'è un gruppo di giovani che scalpita alle spalle di Riccardo Scalè, Giacomo Zagonel e tutti i protagonisti che vediamo sempre. Ma allora andiamo a vedere come sono andate le gare qui in Consiglio e poi anche a Cortina dove si è svolta la sprint finale per quanto concerne questa Coppa del Mondo di Orienteering in Italia. Vediamo. Il benvenuto del territorio a cura di Ketty Mastorci. Siamo all'interno del patrimonio UNESCO, colline Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Siamo vicinissimi alle Dolomiti, è un territorio bellissimo da scoprire e riscoprire per un turismo che si affaccia sempre di più alla natura e a luoghi come i nostri. Oggi premiamo l'orienteering, quindi la capacità di sapersi orientare, di saper sempre trovare velocemente la direzione giusta. Credo che questo sia un merito importante anche per la nostra vita. Allora, momento importante, si diceva, e organizzatori galvanizzati e capaci di preparare tutto al meglio, Pietro, per questo appuntamento. Sì, si è costituito un comitato organizzatore con le società del territorio e sono riusciti a dar vita a un grandissimo appuntamento, anche grazie all'appoggio degli enti locali, della Regione Veneto diciamo così, tutto il meglio dell'orienteering internazionale è confluito quindi oggi qua in Consiglio per questa prova long, una gara molto fisica, una gara super impegnativa e i nostri hanno l'occasione di confrontarsi con il gota dell'orienteering internazionale. Questa è la russa Natalia Gemperle e invece questa è la signora dell'orienteering Tove Alexander. Lei vince sempre, vince nello sci orientamento, vince nella corsa orientamento, adesso pratica anche lo sci alpino dove punta forse a una medaglia nelle prossime Olimpiadi invernali. Martina Rizzi, la vediamo inquadrata, Jessica Lucchetta, siamo dunque sulle nostre ragazze. È l'occasione, Pietro, per tutto il Movimento Azzurro di confrontarsi con il top mondiale dell'orientamento, in particolare contro i nordici, gli atleti tedeschi e quelli dell'est Europa. Eh sì, è così. Scusa, prima ho detto sci alpino, in realtà volevo dire alpinismo per la Tove Alexanderson. Qui abbiamo i nostri impegnati in questa bellissima foresta del Consiglio. Per noi è un'occasione importante, infatti portiamo una squadra allargata. Vedi qua Francesco Mariani che va velocissimo, tra l'altro. Abbiamo una squadra allargata per poter portare più ragazzi e quindi anche una serie di giovani per poter maturare un'esperienza significativa. Noi oggi ci concentriamo sì sulla gara dei big, ma anche sui nostri, come vedi, tanto spazio a loro. E giustamente a loro che si confrontano con gli atleti più quotati, dicevi novità, c'era anche l'esordio in nazionale nel ruolo di tecnico di Laura Scaravonati che per l'occasione ha sostituito l'esperta Verena Troi. Eh sì, in questo periodo è facile che qualcuno debba rimanere fermo ai box, sai, succede che con i tempi di pandemia anche per motivi precauzionali uno poi debba rimanere a casa, quindi Laura Scaravonati sostituisce Verena Troi. Laura Scaravonati che è un'esperta della mountain bike, ma non dimentichiamo che ha un passato e ha vinto tanti titoli italiani anche nella corsa orientamento. Qua abbiamo la Adrian Benjaminsen, un atleta che ha uno stile particolare, sembra sempre non essere efficace, in realtà è sempre nelle zone altissime della classifica. Lotta a Karhola e dunque in poco spazio abbiamo visto la
principale atleta svedese, l'atleta norvegese e poi quella finlandese, dunque tutto il trittico dei paesi del nord che hanno nell'orienteering uno sport di riferimento. Questo è sempre bene ricordarlo. Sì, sono questi gli sport. Unitamente alla Svizzera c'è anche la Francia che sta andando bene, è finita l'era di Georgiou, Thierry Georgiou, stanno cercando un erede, e questo invece è Casper Fosser, è molto un giovane, sì. Lui ha in testa la graduatoria della Coppa del Mondo, se l'è giocata per tutta la stagione con Mattias Kiburs, con Daniel Ubman, insomma sono loro i migliori. Daniel Ubman ha vinto tantissimo, ha fatto tanti podi in Coppa del Mondo e adesso si deve fare un pochino da parte perché questo Casper Fosser è veramente straripante. Ci sono anche gli speaker, c'era lo speaker della Federazione Internazionale, c'erano i rappresentanti della Federazione Internazionale, Jürgen Hector, William Hollowell e Brigitte Grüniger, insomma c'era la TV a fare anche le dirette streaming, un appuntamento davvero molto importante, intanto mentre seguiamo Alice Selem della Federazione Italiana, come ci dice la grafica. Sì, hai parlato di spettacolarizzazione, quindi di questo sport, c'era sì la TV, pensa che nei paesi scandinavi questo evento viene proposto in diretta, quindi grandissima attenzione, e l'orienteering piace soprattutto in Scandinavia, come abbiamo già detto. Mattias Koppel, anche per lui l'arrivo, vedete questi verdi prati, siamo nell'altipiano del Cansiglio, una zona particolarmente evocata, anche in passato sono state ospitate gare, Ilian Angeli intanto anche lui velocissimo verso l'arrivo, anche in passato dicevo sono state ospitate gare di orientieri, ma questo era un appuntamento davvero molto molto particolare e soprattutto molto molto atteso. Sì, diciamo che è un appuntamento atteso, l'anno scorso è stato rinviato, mentre arriva Riccardo Scalet che è il nostro uomo di punta, non sta andando molto bene, però per lui è comunque un'occasione importante per potersi confrontare, è lontano dai primi, è molto molto stanco, però subito dopo l'arrivo ha dichiarato che si sente pronto per fare una grande gara middle, quindi noi speriamo in un grande Riccardo Scalet, un pronto riscatto. Arriva Robert Melker, un altro di quegli atleti che vediamo spesso gareggiare in Italia, è tesserato per il PVT che è una società veneta. Mattia De Bertolis, anche lui al traguardo col numero 233, arrivano tutti stremati, Natalia Gamperle anche lei al sforzo finale, numero 96 per Natalia Gamperle che arriva in questo momento, sempre si simpatica. Ferma subito dopo la linea del traguardo. È una russa atipica, è una russa che vive in Svizzera, probabilmente in futuro diventerà anche cittadina svizzera, è una ragazza diventata mamma da pochi mesi e la vediamo già qui competitiva ai massimi livelli. Stanno arrivando anche le prime protagoniste, le svedesi della gara femminile, Benjaminsen per quanto riguarda invece la prova femminile per quanto riguarda la squadra norvegese e poi le svizzere, insomma si susseguono in questo momento gli arrivi, c'è anche il pubblico a seguire queste fasi concitate finali, e dove Alex Anderson, un'annata impressionante per lei con 5 ori mondiali e va verso il successo in Coppa del Mondo, anche oggi sarebbe il suo 35esimo. Sì, è una ragazza che ha sempre fame di vittoria e evidentemente anche un talento smisurato e una applicazione costante. Lei oramai è da tanti anni al vertice, devo dire che quando si presenta al via difficilmente scende dal podio e anche dal gradino alto, diciamo. E spesso sale sul podio anche per quanto riguarda, come ricordavi tu, intanto attenzione a Casper Fosser che arriva con un tempo incredibile, il migliore al momento, il norvegese. E di gran lunga il migliore. Davvero va verso la vittoria anche Casper Fosser, così come la Tove Alexanderson che dicevamo l'abbiamo vista salire sul podio anche proprio dello sci alpinismo, perché con Rai Sport seguiamo poi nella stagione invernale
le imprese degli sci alpinisti in Coppa del Mondo e Tove Alexanderson davvero può puntare nel 2026 nelle Olimpiadi di Milano Cortina, ma anche Trentino e Alto Adige, di fare bene nella disciplina, questa nuova disciplina che è stata aggiunta ai giochi a cinque cerchi invernali. Allora, la classifica. E come vedi, ha vinto Kasper Fosser davanti a Mattias Kibbutz e poi a Daniel Ullmann. La Alexanderson è prima davanti alla Ebersot e alla Gemperle, ma qua subito le premiazioni che premia il nostro presidente della FISO, Sergio Anesi. Grande gioia per Kibbutz, che ha vinto con un vantaggio incredibile, 5 minuti e 32 secondi. Prima la Tove Alexanderson, davanti appunto alla Ebersold, anche in questo caso 5 minuti e 40 di distacco. Miglior azzurro Riccardo Scaletta, chiuso in 18esima posizione a 14 primi. Siamo a 13 con Tove Alexanderson, splendida vincitrice di questa gara longa. Congratulations. Really happy with the Grazie, race, sono molto felice. Really mi sono veramente divertita su questi terreni, ho fatto un'ottima gara. Really fun to run today. Vince la long qui in Cansiglio Kasper Fosberg. Hi, yeah. Sì, grazie. Yeah, it was an awesome sì, race, è stata sure. Una bella gara really, su un terreno molto speciale. Ho dato veramente really fun race. Allora, abbiamo visto come sono andate le cose nella long, la gara che ha aperto la 3 giorni di Coppa del Mondo di orienteering in Veneto. Qui siamo alla middle, appena sfilato un atleta. La long erano 20 km con 31 punti. La middle è una gara invece che si aggira intorno alla mezz'ora, una gara in un terreno particolare, Pietro Ilarieti. Sì, qua il Cansiglio è un terreno molto particolare, perché come ci giriamo qua cambia completamente lo scenario. Da una parte abbiamo una faggeta, di là invece abbiamo abeti, quindi è una gara molto insidiosa e molto stressante a livello mentale. Infatti ogni tanto gli atleti, quando hanno l'opportunità di incontrare ad esempio un concorrente, un avversario, a volte si mettono in scia, e questo atteggiamento serve anche per riposare a livello mentale. E allora andiamo a vedere come sono andate le cose alla fine in questa middle. Vediamo. Allora, la prima giornata si è chiusa con i successi al maschile del norvegese Kasper Harlem Fosser davanti a Mattias Kibbutz della Svizzera e all'altro svizzero Daniel Hubmann, e di Tove Alexanderson, federazione svedese, davanti a Simona Habersold, federazione svizzera, e Natalia Gemperle, federazione russa. Ora siamo alla middle, seconda giornata per quanto riguarda questa Coppa del Mondo di orienteering in Cansiglio. Sì, ecco che parte il nostro Riccardo Scaletta. Parte molto presto, determinatissimo. Partire presto a volte può essere uno svantaggio, perché comunque è una cosa che va detta: a volte sul terreno rimangono anche molte tracce del passaggio di chi ci ha preceduto, e quindi in parte facilitano anche certe scelte. Mattias Kibbutz, lo svizzero, secondo nella prima prova, e Tove Alexanderson col numero 100, che insegue a questo punto la 36esima vittoria in Coppa del Mondo, visto che nella prima prova qui in Cansiglio ha staccato il successo numero 35, Kasper Harlem Fosser, anche lui vincitore del giorno precedente. Siamo andati ovviamente a cogliere gli atleti più attesi. Ricordiamo un Riccardo Scaletta, il trentino della Valle di Primiero, che nella prima gara ha chiuso 18esimo migliore azzurro. Sì, qua Alice Selem, che è un'altra degli azzurri, è venuta per fare una grande esperienza. Arriva anche Sebastian Inderst, italo-svizzero, che viene da qualche anno oramai presenza fissa in nazionale. Dicevamo di Riccardo Scaletta, lui oggi è determinatissimo, vuole a tutti i costi ottenere un grande risultato. Si è provato più volte anche su questi terreni, lui ci tiene in un modo grandissimo, con lui anche tutto lo staff azzurro e il suo staff personale. Parlando invece della gara di oggi, direi che mentre al maschile la Coppa del Mondo generale è saldamente
vede saldamente in testa Casper Fosser. Al femminile c'è ancora un pochino di lotta tra la Tove Alexandersson e la Simone Ebersol, quindi vediamo come andrà. Sono là in, con tantissimi punti, centinaia di punti, però sono ancora piuttosto vicine. Vediamo come andrà a finire oggi. E intanto la gara ci dice che Fosser è in testa davanti a Kiburz, ma terzo momentaneamente c'è proprio il nostro azzurro, il trentino della Val di Primiero, Scalet, che vediamo ora inquadrato in questo momento. Sta facendo davvero tanto tanto bene. Ottimo tempo, ovviamente è primo in questa fase perché devono ancora passare i big, meglio anche di una campione come Umman, e quindi qua noi stiamo anche un pochino prudenti, un pochino scaramantici, ecco, stiamo a guardare e speriamo che venga fuori qualcosa di bello. Lo speriamo davvero, ma abbiamo visto quando nel punto precedente era terzo, poi l'abbiamo visto ovviamente andare a punzonare sulla lanterna successiva, era passato per primo ed è primo. Vedremo cosa riusciranno a fare poi Casper Harlem Fosser soprattutto e Mattias Kiburz, che sono davvero due clienti difficili e scomodi per il nostro Riccardo Scalet. Alexanderson in grande spolvero, Abersold e Lundberg, insomma siamo alle solite al femminile. Sì, al femminile sì, siamo alle solite. È impressionante, no, come queste atlete viaggino ad una velocità di crociera elevatissima, come commettano pochissimi errori, insomma non sono quasi umane. Non sono quasi umane, vedremo cosa riuscirà a fare la nostra Viola Zagonel. Vedete, ci sono alcuni passaggi abbastanza complicati, sì, da affrontare in questa prova di Coppa del Mondo in diretta TV nei paesi nordici. Lo abbiamo detto in precedenza, e c'erano appunto le telecamere della Federazione Internazionale oltre che le nostre di Rai Sport per seguire ovviamente questo appuntamento davvero molto importante della Coppa del Mondo, che mancava da tantissimo tempo. Ma attenzione, siamo intanto nella zona d'arrivo e arriva la Benjaminsen, che si è anche infortunata durante questa gara, e arriva un velocissimo Riccardo Scalet, che sta dando veramente prova di essere un campione, che è proprio alla ricerca di una sua personale consacrazione. C'è Gabriele Viale, là lo vedete vestito di nero e arancione, che sta tifando e sostenendo il suo atleta, e adesso il tempo è stratosferico per il momento e non ci resta che incrociare le dita e aspettare eventuali sviluppi e per capire quali saranno i tempi dei big dell'orienteering mondiale. Stringe i denti, arriva col 2,79 sul traguardo. Finito. Momentaneamente è in testa Riccardo Scalet, è un risultato quasi incredibile per l'orienteering italiano. Sì, grande tempo e adesso grande tensione, perché si aspetta e vediamo che cosa succederà. Allora Daniel Hoopman, vedremo se sarà dietro. Sì, è dietro, e già questo è un buon segnale. È un buon segnale. Leaders Corner dunque per Scalet. Attenzione però, Mattias Kiburz va avanti al nostro Scalet 32.01, di poco, un ritardo di 26 secondi. Passiamo al femminile, Tove Alexandersson. Allora ancora lei che taglia il traguardo tuffandosi in 31.23. Incredibile questa Tove. 23 secondi di vantaggio su Simona Abersold della Federazione Svizzera, ma arriva Fosser, vediamo. Grande tempo. Casper Harlem Fosser va ed in podio per Scalet. 30 e 37 primo davanti a Mattias Kiburz, ma Riccardo Scalet, Federazione Italiana, arriva terzo. È una grande notizia, credo che sia il più grande risultato in Coppa del Mondo degli azzurri, la commozione totale. Si piange. Tommaso Scalet, il fratello, poi c'è anche Carlotta Scalet, e qua sono fiumi di lacrime. Si piange, Gabriele Viale non ci crede, ma è anche Scalet. Questa è la classifica, lo vedete, Riccardo Scalet, terzo, storico podio dentro Fosser e Kiburz, Alexanderson, Abersold e Benjaminsen al femminile. Ma noi abbiamo poi ovviamente intervistato il protagonista, sentiamo cosa ci ha detto. Qui intanto il podio al femminile con la 36esima vittoria di Tove Alexanderson e ancora la vittoria di Casper Harlem Fosser per la Norvegia.
Il norvegese Foss sul gradino più alto del podio, poi Mattias Kiburz, ma in terza posizione Riccardo Scalet, la voce dei protagonisti. Gabriele Viale, allora? Non ho parole, straordinario, commosso, non riesco a parlare. Abbiamo lavorato per questo anni e adesso raccogliamo gioia. Coppa del mondo, Gioia. Un bellissimo risultato che dimostra appunto che l'Italia dell'Orientieri sta andando avanti, l'hanno dimostrato anche i giovani e sono contento di aver dato il mio contributo. Allora, la prova middle di Coppa del mondo si è appena conclusa, ne parliamo con Francesco Mariani, fresco campione del mondo juniores. Com'era dal punto di vista tecnico questa gara? Sì, bisognava usare molto la bussola, stare attenti. Magari alle microforme, che era molto facile confondersi l'una con l'altra, e devo dire che qui alla Coppa del Mondo è tutto un altro livello rispetto ai mondiali giovanili, però è sempre molto bello, sempre una bella esperienza che sicuramente tornerà utile per i prossimi anni. Allora, grazie mille, questo era il risultato della middle, non ci resta che andare a vedere la sprint in quel di Cortina. E dall'altipiano del Cansiglio ci spostiamo a Cortina d'Ampezzo, niente sci però, sempre orienteering, qualche birra l'abbiamo vista per festeggiare la terza ed ultima giornata di Coppa del Mondo di orienteering, che è ritornata in Italia, ma soprattutto che ci ha regalato una grandissima soddisfazione, una grande soddisfazione per i colori azzurri, con il terzo posto nella middle, lo abbiamo appena visto, di Riccardo Scalet, la tanta commozione di tutti per questo storico risultato che fa morale per tutto il movimento, Pietro. Sì, è così, un grande risultato che ha emozionato non solo i protagonisti ma anche tutti quelli che hanno assistito a questa gara incredibile, frutto di anni di sacrificio, di costruzione e di lavoro da parte di un'intera federazione, di un intero movimento che quest'anno, come tutto lo sport italiano, sta trovando tante soddisfazioni anche ad altissimo livello, a partire dal mondiale di Francesco Mariani, poi appunto il risultato in Coppa del Mondo di Riccardo Scalet, poi questa giovanissima nella mountain bike orientamento Iris Pecorari, che ha ottenuto un titolo europeo. Quindi anche l'orienteering si è allineato al trend italiano, internazionale dello sport. Un trend davvero positivo, con un Riccardo Scalet che ci ricordava proprio nell'intervista, mentre qui siamo all'interno dello stadio storico del ghiaccio realizzato per le Olimpiadi del 1956, con la staffetta, dicevo, un Riccardo Scalet che ci ricordava in intervista i tanti, tantissimi allenamenti proprio in Cansiglio per poter sfruttare questa prova di Coppa del Mondo e conoscere al meglio il terreno. La cosa, devo dire, è andata a segno, a buon frutto, visto che è arrivato questo podio storico e importante. Intanto abbiamo visto primo la Svezia cambio. Momentaneamente in testa per quanto riguarda la staffetta al femminile. Oggi gli azzurri in gara, insomma, qua a parte Riccardo Scalet, prima di lui ci sono stati Caterina Dallera, Ilian Angeli, terzo staffettista è Riccardo Scalet. Vorrei farti notare qua, Scalet saluta il pubblico perché è veramente felice. È giusto che sia così, è giusto che ci sia anche riconoscimento per i tanti sforzi per questo atleta, che è davvero sempre molto serio e che spesso va anche all'estero proprio per fare delle gare, per partecipare a delle manifestazioni, ma anche a fare, come dire, tra virgolette, dei master per salire di qualità, no? Nelle sue gare. Sì, soprattutto tanti training camp, tante settimane lontano da casa, è veramente un'applicazione costante, un grande sacrificio e un esempio. Oggi diciamo che l'Italia schiera ben tre squadre, noi andiamo a seguirle tutte, mentre al vertice, come vedi, la lotta è sempre tra gli scandinavi, svedesi, norvegesi, svizzeri. Qua poi il passaggio all'interno sempre del Palazzo del Ghiaccio, una curiosità: oggi Carlotta Scalet festeggia i 30 anni. Altra curiosità presente qua sul traguardo, il cortinese lampezzano Sergio Maioni, che è stato il primo campione italiano elite di orienteering ed è quindi è venuto qua per così, è del paese, è venuto, c'ha la coppa fuori dalla porta di casa e noi l'abbiamo celebrato.
Svizzera-Svezia intanto nelle prime due posizioni per quanto riguarda la staffetta al maschile, e poi più indietro c'è la Gran Bretagna e abbiamo visto che questa è la momentanea dunque classifica per quanto riguarda questa prova di chiusura. Devo dire una bella location anche quella di Cortina d'Ampezzo per una gara di questo tipo, e tra l'altro un nome che fa anche preso intanto il nostro solito Harlem Fosser, che riporta tutte le cose subito a posto, quindi Norvegia prima, Svezia grande seconda rimonta. E quindi una rimonta davvero importante. Sì, diciamo che è il concetto di questa sprint cittadina, ossia portare l'orienteering in mezzo alla gente, in città, quindi fuori dal bosco, e portarlo con un format televisivo veloce, perché poi nel giro di un'ora nemmeno questa gara inizia e finisce, facile da seguire anche per appunto le TV, e quindi avvincente, continui cambi, avvicendamenti in testa. L'hai visto anche tu la rimonta di Fosser, adesso qua c'è la Benjaminsen che va e sta portando la Norvegia verso l'oro, e quindi il pubblico può emozionarsi. E al momento abbiamo visto Norvegia, Svezia e Svizzera, questo sarebbe il podio virtuale, vedete proprio qui in questo segmento con le donne abbiamo visto un Fosser che davvero è stato incredibile nella sua rimonta, e va a vincere proprio la Norvegia senza nessun problema alle spalle dei norvegesi. Gli svedesi, abbiamo visto proprio l'arrivo della svedese, e aspettiamo per vedere se sarà la Svizzera. Si va veramente a un rush finale, sì, la Svizzera ce la fa e quindi sale sul podio. Norvegia, Svezia, Svizzera che arriva di un soffio prima della Gran Bretagna e di Repubblica Ceca. Bene, arriva Carlotta Scalet, molto provata, è stato sicuramente un round di Coppa del Mondo super impegnativo, e quindi bravi ai nostri atleti e buon compleanno Carlotta Scalet. Il sorriso allora di Carlotta che saluta il pubblico, tanto presente qui proprio nel cuore di Cortina, e c'era anche il sindaco Gianpietro Ghedina a seguire le gare. Questa era prima la classifica della staffetta, questa della Coppa del Mondo dove trionfa invece la Svezia. Esatto, e questi invece sono i piazzamenti dei nostri azzurri, come vedi ben tre le formazioni, quindi i nostri ragazzi hanno potuto fare questa bella esperienza di tipo internazionale. Abbiamo anche qua invece il podio finale, questi norvegesi oggi hanno dato spettacolo, ma tutti questi atleti hanno dato spettacolo, complimenti a chi ha saputo anche realizzare poi operativamente questo evento, ossia al comitato organizzatore, che esprimerà a breve la sua soddisfazione nelle parole poi di Ercole Pin. E allora sentiamo la voce dei protagonisti. Hai salutato il tuo pubblico quando sei passato? Sì, ci voleva, li ho sentiti appunto dal primo all'ultimo metro, e mi sembrava naturale al punto spettacolo ringraziarli e spingere fino alla fine anche questi ultimi due minuti. E la staffetta non sono solo io da solo, ma siamo in quattro, è quello il bello delle staffette, e ovviamente punteremo sempre a migliorare. Ercole Pin, si chiude questa Coppa del Mondo, che bilancio fate? Ottimo, bellissimo, siamo felicissimi del risultato, perché il risultato lo avete attorno a voi, un posto fantastico, una location stupenda a livello mondiale, sia in Cansiglio, nella foresta di Doggi, e sia nella città biolimpica Cortina d'Ampezzo, che è stata fantastica anche oggi. Coppa del Mondo che arriva in Italia, Presidente Anesi. Io credo che la Federazione debba esprimere il grazie a tutte le società che hanno organizzato, e debba soprattutto stimolare ulteriormente i nostri atleti affinché questa sia una tappa di avvicinamento a un premio più grande da un punto di vista sportivo, che ci auguriamo gli atleti possano avere in futuro. Una long, una middle, una sprint, tre giorni di gare per quanto concerne questa Coppa del Mondo di orienteering, tre giorni di gare che hanno regalato anche grandi risultati. Pietro.
Sì, è stato un grandissimo evento, una bella vetrina per l'orienteering italiano, tre società del territorio che si sono unite per dare vita ad un evento che ha veramente dato onore all'orienteering di casa nostra. Prossimo appuntamento, Pietro? Prossimo appuntamento, dalle montagne andiamo al mare, si va in Puglia a Grottaglie con questa Sprint Relay, sarà anche lì grande spettacolo. È tutto per il magazine di orientamento, rimanete con i programmi di Rai Sport, arrivederci e risentirci.